Allora, oggi abbiamo ripreso i lavori della Complanale dopo vari mesi di fermo dovuto a dei problemi tecnici che sono stati risolti sia grazie anche alla collaborazione della ditta Ciprini, sia grazie alla collaborazione anche di Telecom e anche per quanto riguarda i nostri tecnici del comune. Quindi c'è stata una stretta collaborazione che ha portato ad avere un nuovo rinizio dei lavori. Per quanto riguarda il problema che si era presentato era quello delle fibre ottiche, che è stato risolto facendo l'anello, ricongiungendo tutte le fibre ottiche, e di conseguenza riprendiamo i lavori in previsione anche di finire il primo stralcio, che è questo qui che collega il ponte della Dunata con il ponte di Chiani, per poi in previsione anche di presentare a fine anno un nuovo stralcio per quanto riguarda Complanare, che è la continuazione di questa, che collegherà sicuramente la zona questa qua della Complanare, questa che stiamo vedendo, con la zona industriale, in maniera che si abbia un collegamento diretto con la zona industriale e quindi una ripercussione per quanto riguarda le attività sia industriali, artigianali, ma soprattutto del traffico. Inoltre avremo anche degli studi un pochino più approfonditi per quanto riguarda il sottopasso alla Coppe, perché lì abbiamo qualche piccola verifica ancora da fare in merito, in maniera che tutto il tratto nei prossimi anni, non sapete che la burocrazia italiana è abbastanza complessa, quindi sia terminato e che possa essere a disposizione della collettività, insomma, degli abitanti di Tor Vieto, a grande linea. Questo primo tratto quando sarà pronto? Il primo tratto noi speriamo che da consegnarlo, credo in termini molto brevi, fine giugno, primi di luglio, così, perché adesso abbiamo il primo tranche, che è questa qui, che è terrapieni, massetto e tutto quanto. Poi ci sarà la seconda parte che riguarda l'asfaltatura e le barriere, che sono una prescrizione delle autostrade e che quindi verranno fatti in un secondo appalto, che verrà fatto appena possibile, anche in collaborazione con l'autostrada, in quanto ci sono dei problemi dal punto di vista ottico, in quanto c'è un incontro con dei versi contrari per quanto riguarda la Complanare e per quanto riguarda l'autostrada, e quindi ci sono delle condizioni da studiare ancora in maniera approfondita, però insomma è già in essere l'appalto per questo secondo straccio, che è una cosa irrilevante rispetto al resto. Le faccio una domanda per precisare, sì, giugno-luglio del 2015? Giugno-luglio del 2015, sì. Pioltri è stata risolta. Risparmio rispetto a... Guardi, ancora non abbiamo ricevuto dall'ente, abbiamo ricevuto solamente una prima parte che era un preventivo di spesa, ancora dobbiamo ricevere quanto è il costo totale, quindi non sappiamo ancora dare un... C'era un grosso risparmio che c'era stato comunicato da Concina. Quello di Concina non so il risparmio, che perché non c'è più risparmio. No, io l'ambito tecnico ancora lo devo valutare un attimo, perché dobbiamo avere il definitivo da parte di Telecom della spesa, quindi posso, nel momento in cui ci avrò, parlare Concina. Ok, faremo parlare a Concina casomai. Va bene. Senta, questa è una zona alluvionale, lo sappiamo bene, sì, purtroppo, e sì. Quindi quali misure sono state adottate per contenere il rischio? Allora, le misure di mitigazione del rischio stanno nello studio per quanto riguarda la bonifica della Val di Chiana, in quanto c'è uno studio, in quanto verranno fatti dei terrapieni di contenimento per la mitigazione del rischio, ma in questo caso il terrapieno per quanto riguarda proprio la Complanare è già rialzato più alto rispetto a quella della bonifica, e quindi di conseguenza problemi alluvionali per quanto riguarda la Complanare non ci sono, insomma,